Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar organizzato da Federterziario e Federterziario Scuola per affrontare oggi i dubbi e le perplessità che l'imminente apertura delle scuole e la ripresa delle attività didattiche sta ponendo di fronte a tutti gli imprenditori e gli operatori del settore scuola, ma in qualche modo pone di fronte a tutti noi nella nostra qualità di cittadini, come genitori, zii, nonni, amici di ragazzi e bambini che tra pochi giorni rientreranno a scuola, con tutti i dubbi, ripeto, e i ritardi che purtroppo fino adesso si sono accumulati. Mi presento, innanzitutto io sono Emanuela D'Aversa, responsabile dell'Ufficio Relazioni Industriali di Federterziario e ringrazio tutti coloro che hanno oggi accolto il nostro invito a partecipare a questo incontro e si sono collegati al nostro canale YouTube. Voglio poi ringraziare coloro che saranno i protagonisti di questo incontro, e cioè i nostri relatori. Innanzitutto interverrà e ci illustrerà le linee guida per la riapertura delle scuole il dottor Vito Andrea Vinci, presidente della Federazione Federterziario Scuola, che oltre ad essere appunto un esponente della Federazione e della Confederazione Federterziario, è anche un operatore del settore, essendo titolare di una scuola, e quindi è, diciamo, quotidianamente costretto ad affrontare quelli che sono i dubbi, le problematiche organizzative che oggi con questo webinar intendiamo trattare. Subito dopo interverrà invece il dottor Luca Peretti, presidente di Formasicuro Scuola, che invece ci parlerà di quelli che sono gli strumenti, i finanziamenti messi in campo dall'ente bilaterale per finanziare appunto i piani di sicurezza per le scuole. Infine concluderà il nostro incontro l'intervento dell'avvocato Francesco Franco, presidente del Fondo Sanitario Integrativo Previ Lavoro, il quale invece illustrerà quali sono le tutele che il fondo fornisce alle aziende aderenti in caso di contagio da coronavirus. Prima di lasciare la parola ai relatori e quindi ad entrare nel tema del webinar di oggi, permettetemi di fare alcune brevi considerazioni sulla questione che oggi veniamo a trattare. Come molti di voi sapranno, Federterziario nei mesi del lockdown e anche nei mesi della cosiddetta fase 2, quando tutti noi abbiamo gradatamente ripreso le nostre attività quotidiane e produttive, Federterziario ha organizzato una serie di webinar cercando di cogliere quelli che erano i temi di maggiore attualità ed urgenza per le imprese e i professionisti, per il mondo produttivo in generale. E grazie alla presenza di professionisti, di esperti in varie materie, dalla finanza alla sicurezza, esperti di pubblica amministrazione, abbiamo cercato di costituire anche una guida, un faro per le aziende, da un lato cercando di interpretare la pletora di decreti che si sono susseguiti in questo periodo emergenziale e per riuscire a dare alle aziende la possibilità di fruire al meglio di quelle che erano le risorse che il governo ha messo in campo in questo periodo e nello stesso tempo aiutandole anche ad ottemperare a quelle che invece erano gli obblighi, gli oneri e le responsabilità, penso per esempio alle sanificazioni, EDP e via dicendo, che le varie normative in tema di sicurezza hanno imposto all'imprenditore, alle attività produttive in generale. Quindi questo webinar, in continuità con gli altri, vuole affrontare quello che oggi è il tema di maggiore attualità, che in qualche modo sta monopolizzando anche quello che è il dibattito e a volte anche lo scontro politico, perché la scuola coinvolge tutti, come ho detto poco prima, e nello stesso tempo porta con sé una serie di altre problematiche da riapertura della scuola, come quella per esempio dei trasporti, sulla quale ancora si sta discutendo in questi giorni. Ci sono ancora molti dubbi, è evidente che siamo arrivati un po' in ritardo e da qui forse nasce il titolo un po' provocatorio del nostro webinar, che è una domanda, cioè ci facciamo una domanda prima di poter dare le risposte. È altrettanto evidente
che molte delle responsabilità organizzative legate alla riapertura della scuola sono state affidate ai dirigenti scolastici, ai presidi, che evidentemente porterà anche a delle soluzioni organizzative un po' diverse, non solo in varie aree geografiche, ma anche all'interno, per esempio, della stessa città. Ma la cosa più evidente è che probabilmente nei mesi precedenti non è stato fatto abbastanza per far sì che oggi si arrivasse alla riapertura delle scuole con più certezze, meno affanni, sia per gli imprenditori del settore, ma sia anche per le famiglie che vedranno rientrare i propri figli a scuola. Molto semplicemente ritengo che forse i mesi di lockdown, i mesi di chiusura si sarebbero potuti sfruttare per dar vita ad una serie di interventi nelle scuole, puntando su innovazione digitale ed edilizia scolastica. E questa è una soluzione, da un lato, semplice che poteva essere applicata anche in altri settori, per esempio Federterziario, in tal senso aveva mandato, è stata firmataria di un'istanza al presidente Mattarella per i trasporti, perché anche in quel campo per le infrastrutture ferroviarie il lockdown avrebbe consentito di porre in essere tutta una serie di interventi che avrebbero portato, e così come sarebbe potuto succedere anche per la scuola, dei vantaggi non solo nell'immediato, cioè in questo momento di riapertura, ma dei vantaggi anche a medio e lungo termine. Perché se si fosse investito in innovazione e anche nel miglioramento dell'edilizia scolastica, questo avrebbe creato un circolo virtuoso. Da un lato si sarebbe dato nuovo respiro alle aziende che avrebbero potuto lavorare almeno in alcune zone del paese meno colpite dall'epidemia, avrebbero potuto ricominciare a lavorare in tempi più brevi. Avrebbe consentito nello stesso tempo l'avvio di queste attività, avrebbe ridotto la necessità di investire risorse in interventi di integrazione salariale o altri sussidi. E al tempo stesso, nel medio-lungo termine, avrebbe consentito un ammodernamento degli strumenti a disposizione del settore cultura e un miglioramento generale dell'edilizia scolastica che noi sappiamo bene in Italia è costituita per gran parte da edifici molto datati e purtroppo spesso non ben manutenuti. Quindi, diciamo che come confederazione come confederazione datoriale, noi riteniamo che tanto altro si sarebbe potuto fare e soprattutto si sarebbe potuto investire nel settore della cultura, un settore che invece troppo spesso negli ultimi anni è stato oggetto di tagli trasversali, di tagli ingiustificati e molto spesso tagli anche dannosi per la scuola. Prima di passare la parola ai relatori, faccio un'ultima notazione. Federterziario Scuola UGL hanno deciso nel mese di luglio di sottoscrivere prima della sua cessazione naturale, prima della scadenza, il contratto della scuola, proprio perché abbiamo ritenuto necessario in un momento di particolare difficoltà e di particolare incertezze dare alle scuole associate uno strumento che consentisse di utilizzare la flessibilità, gli strumenti contrattuali e anche gli strumenti della bilateralità per rendere più facile in qualche modo nel nostro piccolo, per quanto potevamo fare, la ripresa dell'attività degli enti di formazione, delle scuole paritetiche e di tutti coloro i quali operano nel settore della cultura. Non rubo altro tempo ai relatori. Alla fine degli interventi ci sarà un question time nel quale porremo ai relatori tutte le domande che i nostri ascoltatori faranno nel corso del webinar e cercheremo di dare le risposte che ci vengono richieste. Quindi passo subito la parola al dottor Vinci per il suo intervento sulle linee guida per l'apertura della scuola. Bene, grazie dell'introduzione, ringrazio anche i colleghi relatori che mi seguiranno.
Io sono presidente di Fede Terziario Scuola e, come è stato segnalato, sono a mia volta anche gestore di scuole superiori ed enti di formazione, per cui mi sento parte in causa, come tutti coloro che immagino saranno collegati in questo momento sul canale, per l'attività di ripartenza dell'istituto e ovviamente in tutte le indicazioni che giorno per giorno, in effetti, quasi riceviamo da organi di vario genere, che può essere il MIUR, ma può essere anche il CTS che dà delle indicazioni o il Istituto Superiore della Sanità. Io tendo a fare interventi di tipo molto pratico, quindi non mi dilungo e procedo direttamente con una carrellata di indicazioni pratiche su come si fa a ripartire, lasciando poi ovviamente nella parte conclusiva degli interventi la possibilità di fare domande in modo tale che possa rispondere anche per chiarire meglio qualche esempio, qualcosa che magari ho espresso. Delle attività principali che il gestore di una scuola deve fare in questo momento è ovviamente la valutazione di quei rischi che possono essere nel proprio istituto. Un documento abbastanza interessante che vi condivido in questo momento è questo, non so se si vede, è stato realizzato da scientifico, ovviamente, per dare una idea di massima della valutazione di rischio che può esserci nel contagio. Sostanzialmente fa la differenza tra la parte sinistra dello schermo, che vedete a bassa occupazione dei locali, e la parte destra con alta occupazione dei locali. Questo cosa vuol dire? Che un'aula di un certo tipo può essere ovviamente verificata e come numero limitato di persone, piuttosto che, se invece molto piena, ovviamente essere considerata ad alta frequentazione. Questa è un'autovalutazione, ovviamente, quindi è il gestore della scuola con una commissione di possibilmente di colleghi che devono essere identificati all'interno dell'istituto per poter analizzare meglio le cose, a fare una valutazione. In particolare sulla sinistra notate che ci sono tre voci, silenzio, parlare oppure urlare barra cantare, nel senso perché è pensato, e infatti lo troviamo nelle ultime indicazioni del CTS, che in alcuni istituti è necessario cantare, parliamo magari della parte dell'infanzia o in alcune particolari realtà, tipo le scuole con indirizzo coreutico, le scuole con indirizzo musicale, anche le scuole medie, qui ci sono indirizzo musicale, ecco, ci sono delle fasi che sono ovviamente pensate e cantate. Ecco, come potete notare, con questo schema si può notare che se si sta all'esterno, quindi outdoors, è quasi tutto verde, no? Sia che si indossi la maschera, sia che non si indossi. Però ovviamente più si va verso la fase di non indossare la maschera, e più ovviamente si sensibilizza alla possibilità di rischio. Andando verso destra, scorrendo, invece si va a trovare che in un locale molto frequentato, anche silenziosamente, può esserci una percezione di rischio se il locale non è sufficientemente ventilato. E questo è il primo passaggio su cui si va ad analizzare il lavoro dei locali. Le scuole abitualmente sono divise tra aule, laboratori, spazi condivisi, eccetera, eccetera, che hanno più o meno aereazione. Questa è una condizione particolare e va fatto un regolamento. Una delle prime indicazioni che viene messo è che si deve decidere come, quando va ad areare il locale. È chiaro che in una scuola statale con grande fruizione magari di personale ATA può essere destinato una persona appositamente, in una scuola magari più limitata, una scuola paritaria a livello numerico di personale, potrebbe essere una regola interessante, per esempio, dire al docente che entra in aula di avere come prima azione, prima di iniziare la didattica, aprire finestre. Questa è una prima regola pratica che si potrebbe sicuramente applicare. In questo modo si va ad areare almeno all'inizio dell'attività. È chiaro che se adesso fa caldo e possiamo tenere le finestre aperte, teniamole sempre aperte. Se però dopo farà il freddo, è chiaro che una regola fissa che sia facilmente applicabile e utilizzabile sempre deve essere presente. Successivamente passiamo ad esempio alla problematica del come viene organizzata la scuola a livello di spazi. E la seconda parte, ovviamente, più fondamentale, cioè dopo aver fatto una valutazione di
rischio generico di aereazione, di quanta gente mettere per classe, di distanziamento, eccetera, eccetera, bene, ci deve essere anche un'analisi della condivisione degli spazi. Un materiale che potrebbe essere molto interessante è questo, è una visione grafica, potremmo dire, un esempio di scuola, dove andiamo a vedere che possiamo avere, un attimo che zoom in modo significativo, questa è la zona mensa. Allora, non tutte le scuole hanno le mense, ma ovviamente nella parte di infanzia o primarie sì, ci sono scuole secondarie di primo grado che fanno il rientro in classe e a pomeriggio e quindi hanno anche la mensa. Ci sono attività di mensa anche nelle scuole superiori, pensiamo anche ad esempio a quelle, le alberghiere che addirittura hanno attività laboratoriali anche in ambito di ristorazione. Ecco, come potete vedere il suggerimento è stato di inserire sempre il metro di distanza, ok? Ma con una visione in diagonale per non avere il rapporto faccia a faccia. Potete notare che c'è un gel igienizzante vicino alla porta, può essere messo all'interno o all'esterno in base alle proprie autovalutazioni di rischio. Si suppone che il consiglio generale per tutti gli studenti e per tutto il personale sia ovviamente andare a igienizzarsi il più spesso possibile le mani, quindi è consigliabile che ci sia il gel igienizzante anche nelle aule. Andando a vedere questa parte qui, per esempio, notiamo che le aule che devono avere attualmente, qui si passa alla fase di distanziamento, una logica di un metro di distanza bocca a bocca, inizialmente doveva essere un metro avanti, a destra, a sinistra, da tutte le parti, in tutte le direzioni, adesso è diventato un metro da bocca a bocca per non indossare la maschera. Questa è l'indicazione attuale. Ovviamente noi da qua al 14 settembre, se uscirà qualche altro decreto, dovremo fare degli aggiornamenti, ma in linea di massima, ad oggi il CTS indica, sebbene abbia previsato che ovviamente si rimanderà una ulteriore valutazione agli ultimi giorni prima dell'inizio della scuola, perché chiaramente in due settimane possono cambiare le condizioni epidemiologiche del paese, in ogni caso attualmente l'indicazione è un metro da bocca a bocca senza maschera, da seduto, cioè statico, cioè se ci si alza in piedi, se si va alla lavagna, se ci si muove per aprire la finestra, se si va in bagno, sicuramente maschera. Se si va in bagno, la regola attualmente, e lo vedete qua sotto, è una persona per volta. Cioè, per quanto strano, perché ovviamente pensiamo a strutture scolastiche con 1000 studenti, viene considerato una persona per volta nell'antibagno, non nel bagno, che ovviamente uno è da solo, ma nell'antibagno. Il ragionamento deve essere quindi che il ragazzo che vuole uscire dalla classe deve poter accedere alla struttura bagni senza avere necessariamente contatto con altri. Come si fa a far questo? Ora, io propongo una soluzione di tipo pratico. Banalmente un registro in classe che il docente segna con l'indicazione della persona che è uscita al minuto tal dei tali. Perché parlo del minuto tal dei tali? Perché, ricollegandomi a un altro adempimento legato all'istituto, nel caso di un caso positivo di Covid, sarà necessario comunicare all'ASL i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 48 ore. È chiaro che non possiamo sapere cosa ha fatto nel pomeriggio, ma a scuola dovresti poter avere una tracciabilità. Come si fa a fare la tracciabilità? La tracciabilità è, vabbè, la segreteria, in base all'orario scolastico, sa dove l'allievo è, cioè se ha dei laboratori, se ha delle attività con altre classi, è quello un interscambio, con l'orario scolastico è chiaro. Ma se esce dalla classe e va in bagno, e se esce dalla classe e deve andare a fare un'attività e si perde nei corridoi, beh, è chiaro che ci sono delle responsabilità da seguire. Perché? Perché in caso di positività, la cosa più importante per una scuola dovrebbe essere cercare di non chiudere. Perché? Perché se io ho 1000 studenti ma posso chiudere una sola classe, meglio chiudere una sola classe e andare avanti con tutto il resto della scuola. Questa decisione di chiusura arriva dall'ASL. Arriva dall'ASL che fa una valutazione della gravità della condizione nel suo territorio, l'ASL nel senso di ATS, cioè territoriale, quindi va a vedere il territorio in cui si ha il caso di focolaio, e ovviamente anche all'interno della classe stessa e della scuola stessa. Quindi ci sono 10 casi su una scuola di 100 studenti, beh, chiaramente l'ASL dice, vabbè, un attimo blocchiamo tutto. Se però c'è un caso soltanto che si è riscontrato in una classe e tutti gli altri studenti risultano presenti, non hanno problemi, eccetera, eccetera, l'ASL potrebbe decidere di mettere a casa esclusivamente quel ragazzo.
oppure tutta l'intera classe, ma magari non chiudere la scuola. La segreteria deve quindi poter essere in grado, tramite il referente Covid, di trasmettere le comunicazioni opportune all'ATS, in modo tale che possa essere fatta una valutazione il più oggettivo possibile. Nel caso, per esempio, di un registro che possa indicare anche il minutaggio in quando è andato in bagno il ragazzo, fa sì che si sa la contemporaneità. Cioè, se io ho 10 classi e tutti possono andare uno alla volta, dalla mia classe esce uno, dall'altra classe accanto esce uno, dalla classe all'altra esce uno, beh, insomma, stiamo parlando comunque di 10 ragazzi che vanno in bagno insieme. È chiaro che tutte le strutture scolastiche hanno numerosi bagni, ma gli antibagni solitamente sono quelli. Quindi ci sarà da mantenere a distanza, ci sarà da mantenere la mascherina, ci sarà tutte le condizioni di gel igienizzante, eccetera, eccetera, ma la segreteria e la struttura scolastica dovrebbe poter dire chi è andato in quel momento in bagno e quindi se c'è stato un caso Covid verificare se c'è un contemporaneo e un altro ragazzo in bagno. Questa condizione con un banale registro potrebbe essere risolta. Ovviamente il tutto è da gestire anche per l'attività sportiva, su cui va fatta una analisi particolare. Come potete notare, è stato proposto il distanziamento minimo di 2 metri nell'attività sportiva. In questo caso vuol dire che i ragazzi che fanno scienze motorie, indipendentemente dall'età, devono garantire 2 metri di spazio uno dall'altra per non indossare la mascherina. Per non indossare perché? Perché a livello di scienze motorie, se si fa attività sportiva pratica, bisogna non avere la mascherina perché si può creare dei problemi di respiratori, che è proprio il contrario di quello che vorremmo fare, no? Nel periodo Covid. Se invece è un'attività teorica, beh, possono stare in classe, possono stare seduti in palestra distanziati, possono stare sulle panche, quindi non c'è problema. Ma sulla parte pratica bisogna garantire i 2 metri. Questo cosa vuol dire? C'è stata l'indicazione di ridurre ovviamente le possibilità di rischio, quindi non facciamo attività di squadra, non attività di gruppo, non sport di contatto, non attività che possono comportare il movimento che vada a urtare altre persone e che in qualche modo possa costringere il ragazzo ad avvicinarsi per poter mantenere sempre distanza. Quindi l'aspetto più logico nell'ambito di scienze motorie è l'allenamento funzionale. L'allenamento funzionale, gergamente detto così, è comunque ginnastica, in modo molto semplificato, perché se tu hai un tuo box virtuale di 2 metri intorno a te, sai che in quello spazio sei tu e mantieni le distanze dagli altri. Si potrebbe pensare di tracciare delle righe per terra per, diciamo, rendere meno virtuale e più pratica la mappatura dello spazio. Ovviamente anche in palestra deve essere presente un gel igienizzante. Qui è opportuno suggerire anche al docente di avere uno spruzzino con il panno carta per poter igienizzare l'eventuale strumento che debba essere passato da ragazzo a ragazzo. Mi spiego. È chiaro che se noi partiamo da un presupposto che quando uno entra a scuola si è igienizzato le mani, entra in classe si è igienizzato le mani, entra in palestra si è igienizzato le mani, si suppone che tutto ciò che tocca sia a posto. È anche vero che come precauzione, se io prendo una palla e la passo a una persona per volta o prendo un oggetto e lo passo a una persona per volta, sarebbe più conveniente igienizzarlo di volta in volta. E questo potrebbe essere sicuramente un altro passaggio utile. Dal punto di vista di distanziamento, come accennavo, si parlava del 1 metro da bocca a bocca. E per far questo, contrariamente secondo me alla scelta dei banchi con le rotelle, si suppone che la cosa migliore sia un banco fisso. Di cosa stiamo parlando però? Di banchi singoli. Questa è un'indicazione che per moltissime scuole è, diciamo, scontato, nel senso che quasi tutte le scuole hanno i banchi singoli, ma non è così per tutti in effetti. Vuoi per una questione di adeguamento e ammodernamento di arredo, ci sono scuole che possono avere arredi antiquati e già quindi impostati con ottica di più persone per banco, ma ci sono anche strutture scolastiche che sono fatte appositamente così per ragioni proprio di laboratorio, di condivisione e di altro genere. Quindi è stata fatta la richiesta di fare banchi singoli. I banchi singoli che dovrebbero essere poi in qualche modo evidenziati per semplificare, questo è un suggerimento di tipo pratico, per semplificare il lavoro del bidello a pomeriggio, converrebbe avere un segnaposto a terra, avere un'indicazione che sia un pallino, una L intorno al banco, eccetera, eccetera. Perché? Perché è chiaro che il ragazzo si sposta, cioè che sia rotelle, che è peggio di tutto a senza rotelle, il ragazzo si sposta, non è che sta fermo, nessuno di noi sta fermo, il banco
si muove, la sedia si muove. Figuriamoci se poi andiamo a pensare che il bidello al pomeriggio deve, o comunque anche nei cambi dell'ora, o intervalli, in quelle fasi che saranno state individuate come utili, dovesse lavare per terra, igienizzare. Beh, è chiaro che non è che può pensare ogni giorno di mettersi lì col metro a fare la distanza corretta, ci devono essere dei segni posto e essere chiari in questo senso. Addirittura è stato suggerito di mettere il nome al banco, una cosa che attualmente non è ancora obbligatoria, ma suggerita. Perché? Perché il ragionamento è così, il ragazzo utilizza sempre il proprio banco, sempre la propria sedia, sempre i propri strumenti. È chiaro che è sconsigliato il passarsi oggetti. Quindi, pensiamo all'infanzia. Nell'infanzia, insomma, è abituale pensare di avere scambio di giocattoli, pennarelli, materiale di uso comune in una classe. No, ecco, ognuno dovrà avere il proprio materiale ad uso esclusivo. Che potrà poi igienizzare a sua volta quando arriva a casa o quindi comunque la madre interverrà in questo senso. Questo avviene però anche sulla scuola superiore, perché sulla scuola superiore, quindi infanzia e palese, sulla scuola superiore potrebbero esserci degli oggetti comunque condivisi. Chi non ha mai condiviso il libro di testo col compagno di banco? Chi non ha mai condiviso il computer? Laboratori di computer molto spesso nelle scuole non sono pensate con una persona per computer, bensì magari anche due persone per computer che si alternano. Questo utilizzo di oggetti deve essere in qualche modo disciplinato. Deve esserci una sorta di regolamento molto semplice, regole comuni, scritte però, che i ragazzi possano seguire facilmente e che i docenti possano far applicare facilmente, perché il vero problema è sì, ragazzo è ragazzo, però in qualche modo l'adulto deve poter monitorare la situazione. Quindi una regola magari sull'utilizzo, sulla igienizzazione di questi strumenti, sul cambio dell'ora, passa un'altra classe, interviene in un'altra igienizzazione. Ecco, cose di questo tipo, che sono utilissime ovviamente per una maggior tutela della struttura. Sulle mascherine, notizia di 2 giorni fa, è stato, avrete immagino letto, è stato suggerito dal CTS le mascherine chirurgiche, non quelle di comunità. Questa cosa che ha un po' preso in contropiede le realtà scolastiche, perché fino a l'esame di Stato, per esempio, di giugno era con il ragazzo che arrivava con la mascherina di comunità, cioè quella di stoffa, per intenderci, mascherina di comunità, quella fatta in casa, possiamo dire. Quella chirurgica era destinata al personale. Adesso il CTS ha suggerito di fare tutti con la mascherina chirurgica. Lo Stato, in questo caso, è intervenuto, devo dire, prontamente, perché ammetto che le strutture private anche, quindi non soltanto in quelle statali, stanno arrivando pacchi di mascherine e anche di gel igienizzante. L'avevano promesso, in effetti in questo caso bisogna ammettere che c'è stato un momento di efficienza straordinaria, perché sono arrivate con 2 settimane di anticipo rispetto all'apertura della scuola, quindi quello bisogna riconoscere un eccezionale intervento su questo aspetto. Ora, mascherine che bisognerà valutare però sui numeri, nel senso che se io ho una scuola di 100 persone e mi arrivano 2000 mascherine, posso durare 20 giorni. Quindi posso presumere che ne arrivino altri pacchi, oppure che cambino le regole a un certo punto, perché è giustissimo che sia lo Stato a provvedere a dare le mascherine chirurgiche a tutti. Però parliamo di che cosa? 8 milioni di studenti in Italia, più 2 milioni di persone che lavorano, più tante altre persone che collaborano esterne. Beh, insomma, stiamo parlando di numeri, veramente siamo sugli 11 milioni di mascherine al giorno. Al giorno. Quindi è chiaro che sono soddisfatto dell'intervento di partenza. Verificheremo se a ottobre arriverà un secondo pacco, se a novembre saremo ancora qui e avremo un terzo pacco. E dico saremo ancora qui perché lo metto per aprire una nota dolente, che è la situazione ovviamente di valutazione del rischio del ragazzo. Attualmente è previsto che cosa? Che il ragazzo venga isolato da, nel caso di sintomi che possono essere riconducibili al Covid. Ora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io posso isolare, perché il ragazzo gli misura la febbre e ha 38, vabbè, tranquillo, questo è oggettivo, no? Gli misura la febbre, va bene, nessun problema. Se però lo devo isolare, come è indicato, per qualsiasi tipo di sintomo, cambia tutta la dinamica. Perché? Se il ragazzo ha mal di testa, se il ragazzo ha mal di gola, se il ragazzo ha la tosse,
E capite che stiamo parlando di qualcosa che quando arriviamo a novembre, cioè io adesso posso avere mal di gola. Va bene, però potrei non avere il Covid e nessun problema. Tuttavia dovrei tutelarmi e quindi non venire a scuola. Attenzione, perché vuol dire che già a scuola chi viene? Viene chi è o che ritiene di essere, mettiamola così, in perfetta salute. Quindi privo di sintomi, perché sappiamo benissimo che il Covid potrebbe esserci l'asintomatico. Perfetto, l'asintomatico non possiamo farci niente. Quindi su questo non c'è nessun modo di fare una limitazione. Però su chi ha sintomi è chiaro che si dovrebbe autobloccare, cioè la famiglia deve misurare la febbre al mattino prima di far uscire il ragazzo dalla casa. Perché? Ma semplicemente per sua tutela. Io cercavo di spiegare ai genitori del mio istituto il perché sia necessario questa azione, che sembra incredibile, perché pensare che ogni volta il bambino venga misurato, il bambino che può essere quello di 6 anni come magari quello di 19, perché? Perché quando anche quello di 17 anni, quindi scuola superiore, magari in terza, in quarta, arriva a scuola superiore, quindi già grande, magari arriva da solo, magari col motorino, magari arriva maggiorenne con la macchina, eccetera, eccetera. Ma se riscontriamo il sintomo in istituto, il ragazzo viene isolato e a quel punto è la famiglia a dover venire a prenderlo. Non può andare via da solo. Parliamo di sintomi che, se del tipo che se inizia a starnutire troppe volte, chiaro che c'è la discrezionalità da parte del docente, no? Se starnutisce una volta non è che succede niente, ma se starnutisce più volte c'è un problema. Stiamo parlando di che cosa? Starnuto. Attenzione che starnuto in classe, tutti senza mascherina, cioè neanche a dirlo, no? Basterebbe uno e già un contaminato. Però, vabbè, è chiaro che è a discrezione del docente, però è ovvio che se tu hai mal di gola, è ovvio che se tu hai il raffreddore, se tu hai tosse, ti fermi prima, non vieni a scuola. Se no ti dobbiamo isolare. Se ti isoliamo, deve essere il genitore a venirti a prendere. Ho aperto uno schema riassuntivo, questo fa parte del documento del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, che è uscito a fine agosto, relativo a cosa succede in caso di sintomatologia. Se ovviamente viene riscontrato a scuola, va isolato e va avvertita la famiglia per essere ripreso. Nel frattempo va poi, però, una volta messo nel locale Covid, cioè un locale specifico dove isolare la persona, ovviamente deve poter essere igienizzato quel locale poi dopo, perché è ovvio che è il punto dove magari non hai il Covid, però è ovvio che se tu isoli una persona con ipotesi di Covid, devi anche igienizzarlo quel locale. Ed è chiaro anche che devi avvertire qualcuno. Chi? Ecco, la responsabilità cade sulla famiglia. Questo è un piccolo impasse, nel senso che la scuola non ha la capacità di poter dire tu hai il Covid e tu no. Questo non è possibile. Quindi tu lo isoli a priori. Hai il raffreddore, ti isolo. Viene la famiglia, ti prende. Bene. Cosa fa la famiglia? Dovrebbe chiamare il medico. Deve chiamare il medico che fa una triage telefonico, quindi telefonicamente ti dice se ritiene che possa essere Covid. Ora, ovviamente non è realistico, si suppone che ti dica stai a casa per qualche giorno e verifica la situazione, se ritieni che la cosa si aggrava, se ti viene la febbre, eccetera, devi fare il tampone. Perfetto, allora se c'è il tampone, nessun problema, abbiamo la certezza e quindi può anche rientrare a scuola. La questione di fondo è che se tu hai il raffreddore, stai a casa 3 giorni, ti passa il sintomo, a quel punto puoi rientrare a scuola. Attualmente è normato così, non abbiamo una specifica. È chiaro che se la situazione è grave, sì, arriverà il medico automaticamente a dire che farà il tampone, ma grave intendo che decide autonomamente o anche in base alla gravità del periodo. Cioè, se ci sono tanti casi nella tua zona territoriale, il medico di base ti dice fai il tampone. Se è l'unico caso che ha riscontrato che arriva lì a dire ma c'ho la febbre, beh magari potrebbe essere qualcos'altro, potrebbe essere influenza, potrebbe essere che hai preso freddo, non è niente di che, magari è un gap, perché è chiaro che non possiamo fare magari il tampone tutte le volte che uno ha mal di gola, mal di testa, raffreddore o altro. Parallelamente c'è anche il problema sull'operatore scolastico. E questo è un dettaglio veramente importantissimo secondo me per un gestore in ambito scuole, sia pubblico statale che pubblico paritario, sia scuola privata, enti di formazione o altro, pensare che il lavoratore deve chiaramente fare le stesse cose a scuola dell'allievo è scontato. Certo è che però se si assenta l'allievo, vabbè, l'allievo si assenta, sta a casa, si può valutare cosa fa, decide lui. Ma se il lavoratore non può venire a scuola perché ha la tosse,
se ha mal di testa, allora è una bella discrezionalità. Bisogna essere in grado di fare supplenze. Potrebbe esserci un serio problema, al di là del fatto che adesso la stampa sta parlando di molti docenti che non vogliono venire più a scuola. Queste sono polemiche che, su cui peraltro non voglio neanche credere, perché stiamo parlando di milioni di docenti e tantissime persone che sono pronte a prendere il loro posto. Non è quella la questione. Il problema è chiaro che se tu personalmente dici, ho la tosse, allora sto a casa, la scuola deve essere subito in grado di sostituirti. Chi di noi, in qualsiasi ambito lavorativo, ma a scuola soprattutto, magari con il raffreddore lavorava? Chi di noi con la tosse lavorava? Chi di noi con il mal di testa? Cioè, col mal di testa, senza nessun altro sintomo, qui tu potresti stare a casa. È chiaro che è molto delicata da questo aspetto, e il problema si pone sia sull'aspetto personale dei docenti, degli insegnanti, delle maestre, che ovviamente vale a sostituire, non è così semplice, sia dal punto di vista di personale ATA, cioè segreteria, bidelli. Se io ho un bidello, perché sono una scuola piccola, e al pomeriggio lui deve pulire ed è malato, io il giorno dopo come apro? Devo essere in grado di sostituirlo, se no non apro. Perché la responsabilità è sulla scuola poi. Cioè, non puoi non igienizzare, non puoi non pulire, non seguire i protocolli di sicurezza che tu stesso ti dai, però che comunque te l'ha dato in base linee guida al CTS, ma tu lo applichi e non è che decide, bidello è malato, allora chi se ne frega, per questa settimana non si pulisce, no? E quindi ci sono delle responsabilità oggettive. Cosa succede però di conseguenza a questo aspetto? Insomma, è importante pensare anche a un aspetto di didattica a distanza. Ora, quella che fino nel periodo Covid era la didattica a distanza, cioè la DAD, adesso è diventata DDI, didattica a distanza integrata, che fondamentalmente può essere applicata fin da subito, non con lockdown, fin da subito, da qualsiasi scuola. Tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, possono utilizzare la didattica a distanza integrata. Però al di là dell'aspetto prettamente del voglio fare questa didattica a distanza, deve pensarla anche in conseguenza a questo problema di assenza. Esempio, io ho gli spazi grandi, ho un metro di distanza, tutti gli studenti vengono a scuola, non devo fare turni, non devo fare alternanza, non devo fare particolari accorgimenti, tutti presenti, bene, iniziano i raffreddori, iniziano i mal di testa, inizia la tosse, inizia il caso Covid-1, bene, cosa facciamo? Non gli garantiamo il diritto allo studio per mesi? Facciamo che l'inverno non lo facciamo più, chi è sano viene a scuola e tutti gli altri stanno a casa, probabilmente bisognerà studiare una didattica a distanza indipendente da quella della DAD di prima. Questa è una didattica di supporto e alternativa al problema sanitario, perché l'allievo che mi sta col Covid 2 mesi a casa, ma magari è asintomatico, cosa facciamo? Gli diciamo stai 2 mesi a casa in quarantena fino a che non hai 2 tamponi negativi di fila, e non studi? E riveliamo tutti i diritti dello studio fino adesso applicati? E se uno ha il banalissimo raffreddore, oppure la tosse, cioè, non so, io l'anno scorso ho avuto per 3 settimane la tosse, non era grave, era una tossacchetta. Va bene, cosa faccio? Sto a casa per non infettare nessuno, ma non studio, perché sono uno studente che non ha la didattica a distanza, in qualche modo bisogna fare. E se è il docente a stare malato, anche lì bisognerebbe prevedere, se è possibile ovviamente, perché non parliamo dell'infanzia, che in quel caso la maestra chiaramente deve esserci in qualche modo, bisognerebbe prevedere una strumentazione anche per il docente che è a distanza. Certo è che il gestore di scuola deve pensare alla sorveglianza in quel caso. Cioè, io non è che posso pensare di avere un insegnante malato nel senso che ha la tosse, a casa, fa la videoconferenza, trasmette in classe a 20 studenti e nessuno è in classe a sorvegliarli. No, qualcuno dovrà sorvegliare questi ragazzi. Allora a quel punto a livello di scuola bisognerebbe fare delle valutazioni. Se si è in grado sia tecnologicamente sia a livello di tempistica di organizzare una cosa del genere, bene. Se no converrebbe di più fare proprio supplenze a raffica. Perché? Perché la sorveglianza è un elemento essenziale. Non possiamo pensare di avere, ma neanche il maggiorenne, però pensare di avere il minorenne da solo in un gruppo classe di 15, 20, 25 persone in aula da solo, no? Ci dovrà essere qualcuno. E chi lo fa? Il bidello? Cioè, no, la segretaria, bene, se ci sono 2 classi, 2 segretarie, se sono 3 classi, 3 segretarie, cioè non possiamo pensare di avere la sostituzione in questo modo, probabilmente la gestione deve essere fatta con una supplenza, se no
meglio fare una didattica a distanza integrata, visto che la normativa c'è, già applicando e dicendo, bene, più ore possibili le metto a distanza. Questo probabilmente potrebbe essere, se questi sono i criteri, le regole che rimarranno attive, la soluzione per l'inverno, perché probabilmente questa è un po' una scuola Highlander, se passate il termine. Highlander, per chi ha una certa dimestichezza degli anni Ottanta, era un film, L'ultimo immortale, no? Peraltro con colonna sonora bellissima dei Queen, dove c'erano Freddie Mercury che cantava Who Wants to Live Forever, cioè chi vuole vivere per sempre. In questo bellissimo film, Highlander, è l'esempio di questa scuola, cioè chi è? Ne rimarrà solo uno, questo era il sottotitolo in italiano. Perché? Perché è chiaro che se ci sono la possibilità di stare a casa per tutti questi sintomi, insomma alla fine il contagio è assicurato. Nel periodo di influenza, normalmente abbiamo 5 milioni di italiani a casa, ce li dimentichiamo gli articoli di giornale ogni inverno, sempre uguali, 5 milioni di italiani, 4 milioni di italiani a casa, ok, perfetto, applicalo alla scuola. Se iniziamo a pensare che non con l'influenza ma con la tosse devi stare a casa, col raffreddore devi stare a casa, basta, allora chiaramente l'inverno sarà molto difficile. Non parliamo neanche di inverni caldi tipo autonomia, occupazioni nelle scuole statali o cose del genere, cioè non ci arriviamo, perché è chiaro che la sintomatologia fa sì che veramente sarà una desertificazione delle classi a questo punto. Poi, parlando di altri aspetti chiavi, faccio una carrellata veloce, bisogna nominare il referente Covid. Il referente Covid deve avere una formazione. È stata prevista dal MIUR e quindi è possibile accedere a una formazione a distanza per i referenti Covid, mi pare siano 9 ore. Nulla di particolare, perché il referente Covid in realtà è partito con un'ottica di essere semplicemente canale di comunicazione con l'ASL, non deve fare nient'altro. Poi dopo però hanno detto deve essere colui che isola il ragazzo, o meglio che lo assiste in fase di isolamento, perché mascherina eccetera, bene, però qualcuno dovrà pur guardare il ragazzino minorenne, non è che lo prendo, lo metto in un locale e lo lascio lì. Quindi c'è una formazione da fare, quello. C'è anche da fare una formazione al personale, sia sull'aspetto Covid, sia in generale, no? Potrebbe essere sulle nuove regolamentazioni della scuola. Sarebbe utile fare anche la formazione in base a famiglie, genitori, studenti. Perché? Perché comunque l'applicazione del comportamento in partenza, prima di arrivare a scuola, è fondamentale. Ci devono essere, quando arrivano a scuola, attualmente non è obbligatorio misurare la febbre, però hanno iniziato già a valutare che diventi obbligatorio. Questo ovviamente è soltanto un palliativo, perché possono essere gli asintomatici, però è utile pensare che se io blocco tutti coloro che già hanno la febbre, io sto dicendo, famiglia, tu lo misuri a casa, ma io te lo faccio misurare subito all'ingresso, già limito le persone che possono essere infette di qualsiasi cosa, non parliamo soltanto di Covid, le scuole sono oggetto di germi da sempre, quindi se facciamo un controllo, meglio per tutti. Deve esserci dei percorsi che disciplinano entrata e uscita, ci devono essere evitare gli assembramenti. Pensiamo alle macchinette, valutiamo se renderle aperte, disponibili ai studenti, oppure se vietarle le macchinette. I ragazzi devono fare dove l'intervallo? In classe, salvo che tu abbia degli spazi. È una cosa che ogni scuola deve fare una valutazione, ma se ad esempio tu devi far muovere 100 studenti, non dico 1000 studenti, tutti alla stessa fascia oraria, è impossibile. Quindi l'intervallo si fa in classe. Si mangia in classe, quindi meglio portarsi la schiscetta, no? Portarsi da mangiare da casa. Se invece non hai la possibilità di portarti da casa da mangiare e ordini qualcosa a scuola, ti deve essere recapitato, non puoi andare tutti quanti a prenderselo da soli. Ed è il motivo delle macchinette. Le macchinette sono luogo di assembramento, quindi da valutare sia gli spazi, sia la regolamentazione e la disciplina di questo utilizzo. Ci devono essere i percorsi a terra di entrata e uscita. Sembra una banalità, però per la verità fare una riga per terra in un corridoio con due frecce ti evita di far pensare alla persona che percorso deve fare per non toccare gli altri. Ci deve essere un registro, come accennavo prima, del passaggio da classe a classe, perché gli studenti devono andare in laboratorio, devono muoversi, ma potrebbero incrociare qualcun altro, quindi bisogna limitare questi aspetti. Adesso le scuole superiori sono in fase di corsi di recupero. Sarebbe necessario avere una mappatura, cioè dividere per piani, sapere in quali classi sono, chi gestisce quei locali, perché facciamo un esempio triste in questo caso. Il 26 di agosto
A Verbania, una scuola che è uscita su tutta la stampa, ha aperto, stiamo parlando di 26 di agosto, cioè stiamo parlando di mercoledì, ha aperto e il 31, cioè lunedì, l'hanno già chiusa perché hanno trovato un caso Covid. Ora, a scuola, in quel momento, in quei 3 giorni, hanno fatto dei corsi di recupero. Insomma, corsi di recupero, è ovvio che se tu hai una mappatura e una limitazione di possibilità di rischio, magari la scuola può non essere chiusa. Se non c'è un monitoraggio in questo senso, potrebbe essere molto pericoloso perché l'ASL, al titolo cautelativo, potrebbe dire, beh, no, a priori chiudo. E stiamo parlando di 3 giorni di scuola con corsi di recupero, quindi potete pensare quando inizia la scuola vera, quando sono tutti presenti. Quindi, insomma, è una situazione delicata. Comunque decide l'ASL in base ai criteri che ritiene più idonei per il proprio territorio. Gli ingressi delle scuole potrebbero essere differenziati in base agli orari, per gli studenti. Bisogna cercare di contingentare gli accessi esterni, fornitori, genitori, tutte queste cose meglio su prenotazione e meglio se non avvengono per nulla. È chiaro che probabilmente un genitore vorrà arrivare a scuola magari una volta a parlare, se si può, tutto a distanza, se non si può, con prenotazione, in modo tale da non farlo arrivare magari in fasce di cambi di ore, di intervalli, di momenti in cui potrebbe entrare in questo contatto. Altra regola importante è il cronogramma delle pulizie. Bisogna dare delle indicazioni ai bidelli, bisogna dire che cosa devono fare. Questo perché deve essere verificato, perché in qualche modo devi poter dire tu come scuola che cosa è pulito oggi, che cosa è pulito domani, eccetera, eccetera. E bisogna comprare dispenser in tutte le, comprare, noleggiare in tutte le aule. Bene, la sanificazione e i prodotti per DPI, diciamo, possono essere però oggetto di credito d'imposta per le strutture private. C'è l'articolo 125 che porta avanti la sanificazione dei prodotti fino a 60.000 euro, si può avere credito d'imposta. Questo non è niente male perché è chiaro che le scuole hanno veramente decine di migliaia di euro di spesa in base alle proprie dimensioni per gestire una cosa di questo genere. Ed è importante in qualche modo cercare di poter recuperare almeno col credito d'imposta le aziende private questa cosa. Al momento, come scuola paritaria, io devo dire, soldi non ne ho visti dallo Stato. Da marzo che esiste, e questo è un appello fondamentalmente alla parte ministeriale, è chiaro che da marzo è previsto che ci sia un fondo aperto anche per le scuole private paritarie, ma non è possibile accedervi. E a maggio hanno stanziato 70 milioni per le scuole paritarie, ma non si sa come si utilizzano e comunque sono state prettamente destinate, se vogliamo anche giustamente, alla parte infanzia. A luglio l'hanno fatti diventare 150, ad agosto sono diventati 300 milioni. Attualmente, però, io personalmente non ho idea di come accedervi. Quindi, intanto suggerisco l'articolo 125, che invece è di facilissima applicazione perché è l'applicazione di un credito d'imposta che si fa tramite F24 per la sanificazione e i prodotti. Questo vale per tutte le aziende, non per le scuole, non è una cosa mirata alle scuole, vale per tutte le aziende private e anche le associazioni. Quindi, una serie di cose piuttosto vantaggiose e interessanti. Io concluderei qui, quindi, dal punto di vista di mio intervento iniziale. Che immagino che anche di essermi leggermente dilungato, ma lasciando poi la parte conclusiva, la possibilità di rispondere a tutti i quesiti che voi vorrete eventualmente porre. Grazie. Grazie Vito, grazie dell'intervento che è stato un intervento molto pratico e che penso che appunto gli imprenditori come te abbiano apprezzato proprio da questo punto di vista perché di facile comprensione e di utilità immediata. Passo a questo punto la parola a Luca Peretti, al dottor Peretti, che invece, come vi anticipavo, ci parlerà degli strumenti dell'ente bilaterale Forma Sicura Scuola. Buongiorno a tutti, ringrazio i relatori che saluto, sono il presidente dell'ente paritetico Forma Sicuro Scuola, l'ente paritetico che nasce dal nostro contratto nazionale di lavoro, è un ente costituito dalla parte datoriale Federterziario e dalla parte sindacale UGL Scuola, col compito di assistere i propri associati iscritti, sia lavoratori sia datori di lavoro, nelle situazioni di mutuo soccorso. Sono previste delle prestazioni a carico dei lavoratori o a carico delle aziende. Queste prestazioni sono normalmente di carattere mutualistico e annuale.
Per quello che invece interessa prettamente l'ambito Covid, noi fin da subito, fin da maggio, quando sono partiti le linee guida per la programmazione della normativa dei piani anticontagio all'interno dell'azienda, noi immediatamente, sia come Forma Sicuro nazionale, sia come Forma Sicuro settore scuola, ci siamo mossi a fianco delle nostre imprese, in modo di garantire ai lavoratori di poter contare su un'applicazione semplice ma chiara delle norme, poter lavorare in sicurezza. Come sappiamo, fin da maggio le industrie manifatturiere avevano già aperto con la possibilità di reinserire i lavoratori in fabbrica, quindi dalla parte nazionale noi abbiamo un'esperienza che ormai ha quasi 6 mesi nell'applicazione dei piani anticontagio sia in azienda sia in cantiere. Abbiamo incominciato ad attuare i piani dalle scuole a giugno con la maturità, ma per quanto riguarda il settore scuola, e intendo formazione e istruzione in tutti i suoi contesti, quindi le norme che il presidente di Federterziario Scuola ha illustrato per quanto riguarda la scuola paritaria sono identiche per le scuole di lingue, per le scuole di musica, per qualunque ambiente. Quelle sono le norme, quella è la base su cui dobbiamo lavorare, su cui non possiamo scendere a livelli più bassi di compromessi di sicurezza. Possiamo eventualmente aumentare gli standard qualitativi. Come noto, gli enti paritetici ricevono un contributo defiscalizzato e detassato dai singoli lavoratori e dalle aziende, che ci permette a noi di avere risorse che destiniamo a tutte le aziende versanti perché questi piani anticontagio vengano realizzati da esperti del settore con un contributo che copre fino al 100% la spesa. Questo progetto si chiama Tutto a Norma, è un progetto che voi potete vedere sul sito di formasicuro.org. E per tutte le aziende che aderiscono al finanziamento dell'ente paritetico Forma Sicuro Scuola, noi abbiamo provveduto a un finanziamento al 100%. Un progetto che non riguarda solamente la partenza, cioè l'attivazione del programma, ma quello che è soprattutto importante è una consulenza in itinere, perché soprattutto in questo contesto è importante l'aggiornamento dei piani anticontagio. Partiremo a settembre con delle regole, ce ne troveremo a novembre con delle altre. La situazione territoriale e comunitaria sarà in evoluzione costante e continua. Un'evoluzione che non sarà regionale, ma sarà di micro aree. Il contagio non è importante quanti contagi abbiamo in Lombardia o in Sardegna o in Puglia, ma se quei contagi sono nell'area di provenienza, nel Salento, nel Sucis Inglesiente, a Como, perché se c'è il Covid a Como e a Mantova non c'è, i piani anti-Covid tra Como e Mantova sono opposti, la sicurezza che dovremmo mettere in atto è costante. Quindi Forma Sicuro è presente, ci siamo sia per gli iscritti versanti, eventualmente anche per chi invece non ha mai versato, non ha mai aderito al fondo, ma ha bisogno di assistenza. Come abbiamo agito immediatamente a marzo verso tutti quegli enti scolastici e di formazione che ce l'hanno richiesto, noi applichiamo la stessa politica. Siamo tutti operatori del settore, non si nega una mano a nessuno, quindi se avete bisogno di una consulenza, di un consiglio, scriveteci e comunque vi rispondiamo. Io termino qua questo breve consiglio, trovate tutte le indicazioni sui siti di formasicuro.org e su formasicuroscuola.org. Grazie a tutti, passo la parola all'avvocato Francesco Franco, presidente di Previ Lavoro, che è l'altro strumento che abbiamo dato a disposizione ai titolari e ai lavoratori, ampliando la copertura sanitaria anche alle patologie purtroppo nuove e recenti come questa del Covid. Grazie mille e buona continuazione. Allora, grazie, un saluto a tutti, sia i relatori, sia a chi ci sta seguendo, e do qualche breve spiegazione per capire che cos'è Previ Lavoro e a che cosa serve in generale e a che cosa serve in particolare in questo momento a chi fosse, naturalmente, che è iscritto a Previ Lavoro, a chi dovesse
malauguratamente essere affetto da Covid. Allora, Previlavoro Italia è un fondo sanitario. Il fondo sanitario ha come obiettivo quello di garantire la copertura delle spese sanitarie affrontate per infortunio o malattia. Naturalmente come lo garantisce? Lo garantisce attraverso una polizza assicurativa collettiva. Previlavoro Italia è il fondo sanitario costituito da Federterziario e UGL. E la collaborazione è stata con Reale Mutua, un'azienda leader naturalmente nel settore delle assicurazioni, che tramite questa polizza il fondo potrà fornire i servizi di assistenza sanitaria integrata ai dipendenti delle aziende aderenti. La copertura è a favore di tutti i dipendenti che lavorano presso le aziende aderenti al fondo Previlavoro Italia, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato. Mi spiego. Chi applica un contratto collettivo sottoscritto da Federterziario e UGL è obbligato ad iscriversi a Previlavoro Italia, al fondo sanitario. Chi invece applicasse un altro contratto può iscriversi a Previlavoro Italia, appunto, ripeto, anche se applica un contratto non sottoscritto da Federterziario e UGL. Cioè, la polizza sanitaria copre praticamente tutti i dipendenti a tempo indeterminato e può coprire, questo lo lascio poi eventualmente alle eventuali spiegazioni, anche i dipendenti a tempo determinato e eventuali, se esistono, se sono previsti dal contratto, co-co-pro, co-co-co e così via. Brevemente vorrei mettere in rilievo due aspetti. Intanto le prestazioni assicurate, perché ritengo che la polizza sottoscritta con Reale Mutua sia una polizza di grandissima importanza e di grandissima utilità, con una spesa veramente irrisoria. Praticamente la spesa annua per essere assicurati a dipendente è di 129 euro annui. Cioè stiamo parlando di un pagamento mensile, perché si può tranquillamente realizzare mensilmente, di 10,75 euro. Questi 10,75 euro hanno diritto, naturalmente sperando che non ce ne fosse bisogno, ma se ci fosse bisogno, un ricovero con intervento chirurgico di alta chirurgia, scusate, qui leggo, fino a 100.000 euro annui, il che vuol dire che malauguratamente, avendo bisogno di un intervento da effettuare per esempio a Parigi, c'è la possibilità tranquillamente di andarlo a effettuare lì, perché ci saranno sino a 100.000 euro di rimborso. Esami e accertamenti diagnostici nei 120 giorni precedenti e successivi al ricovero, prestazioni mediche, chirurgiche e trattamenti fisioterapici nei 120 giorni precedenti e successivi al ricovero, trasporto sanitario a seguito di intervento chirurgico, trapianto di organi, ci auguriamo di no, a seguito di malattia e infortunio, rimborso ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso. Quindi uno può tranquillamente utilizzare il servizio sanitario nazionale e rimborsarsi il ticket. Visite specialistiche, trattamenti fisioterapici riabilitativi a seguito di infortunio, protesi ortopediche e acustiche. C'è un pacchetto maternità, un pacchetto check-up, cioè praticamente ci dà la possibilità una volta all'anno di effettuare un check-up completo ai fini della prevenzione. Un pacchetto prevenzione odontoiatrica, prestazioni di implantologia dentale, avulsione, cioè estrazione di denti, indennità sostitutivo di rimborso, adesso l'illustro, in caso di ricovero con intervento di alta chirurgia, prestazioni di alta specializzazione. Allora, in caso di ricovero per alto con interventi di alta chirurgia, si ha diritto, se naturalmente viene effettuato chiaramente in ospedale, in una clinica, è chiaro, l'intervento di alta, a un rimborso giornaliero di 80 euro al giorno, naturalmente senza pagare niente per quanto riguarda l'intervento per i primi 30 giorni. Nel caso successivi ai 30 giorni, un intervento, addirittura un ricovero, un'indennità giornaliera di 100 euro. Qual è l'aspetto che interessa in questo momento, il discorso che stiamo facendo? Questa indennità sostitutiva di rimborso
per chi è iscritto a Previ Lavoro Italia sarà riconosciuta anche nell'ipotesi di essere affetti purtroppo da Covid e addirittura nel caso di quarantena a casa. Quindi in realtà devo dire che Reale Mutua ha esteso generosamente, devo dire, perché in realtà queste prestazioni non erano previste, ha esteso generosamente per poter tutelare chi eventualmente fosse colpito da Covid. Vi ho già parlato della somma, vi ho già parlato di quello che diciamo di quello che si paga, c'è una cifra veramente irrisoria. Teniamo presente che trattiamo con una società come Reale Mutua e quindi come Blue Assistance, che è quella che poi effettivamente esegue gli interventi. E quindi volevo illustrare solamente due cose. Quali sono i punti di forza di questa di Previ Lavoro Italia, quindi di questa polizza? I premi di adesione a carico dell'azienda sono veramente abbastanza bassi se li confrontiamo con altri fondi sanitario, e i massimali delle prestazioni assicurative sono normalmente più alte di quelle previste dagli altri fondi sanitari. Il premio assicurativo, che è calcolato pro rata, cioè praticamente si paga mese a mese, e nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi, si può cessare di pagare, non c'è bisogno di aver pagato tutto l'anno. L'assenza di carenza, importantissimo. Un'azienda che scrive propri dipendenti oggi è coperta per tutto, escluso naturalmente le questioni di maternità, questo è evidente, lì ci sono regole previste anche dalla legge, servono i 300 giorni di carenza, ma esclusa la maternità, si scrive oggi ed è già coperto indipendentemente se la malattia fosse stata contratta precedentemente. Naturalmente è importantissimo perché Blue Assistance c'ha tutta l'assistenza ben preparata per tutti i motivi a seguire l'assistenza e a dare consulenza. Adesso onestamente dovrei dire come ci si iscrive, ve lo dico molto brevemente perché poi questo naturalmente ci penseranno gli addetti di Forma Sicura eventualmente, oppure naturalmente si potete telefonare e sapere, ma in pratica si deve compilare una brevissima domanda di adesione, compilare un tracciato che si scarica naturalmente dal sito sia di Previ Lavoro Italia, ma forse ancora non c'è, ma comunque sul sito sicuramente di Blue Assistance, si effettua il pagamento o con bonifico diretto oppure attraverso il codice di riscossione dell'INPS FOSI, quindi con l'F24, e poi si inviano questi documenti all'indirizzo email adesioni@previlavoritalia.it. Io credo di aver illustrato molto brevemente, molto sinteticamente, ma praticamente quali sono i punti di forza e quali sono i vantaggi nell'iscriversi a Previ Lavoro Italia. Ricordo solamente che per quanto riguarda il reparto scuola, avendo sottoscritto Federterziario UGL un contratto collettivo nazionale di lavoro e avendo previsto all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro il fondo sanitario Previ Lavoro, l'iscrizione al fondo per le imprese che utilizzano il contratto è obbligatoria. Niente, io credo di aver illustrato quello che dovevo illustrare. Naturalmente sono a disposizione per eventuali domande e cedo la parola a Emanuela, credo. A posto. Grazie a tutti, grazie a chi ha seguito. Grazie all'Avvocato Franco, grazie al Dottor Peretti che hanno illustrato degli aspetti di quelli che sono gli strumenti che Federterziario Scuola e UGL hanno messo in campo in generale, ma soprattutto in questo momento di difficoltà, adeguando gli strumenti proprio alle necessità contingenti che questa pandemia ha creato in tutti noi. Allora, abbiamo poche domande al momento, penso che di poterle rivolgere più o meno tutte al dottor Vinci. La prima domanda è della signora Triolo,
che ci chiede se parleremo delle scuole di lingue. In realtà credo che le regole valgano per le scuole di lingue, come ci diceva il dottor Peretti prima, come per tutte le altre scuole. Ma se la signora Triolo vuole specificare meglio la domanda in qualche modo, cioè farci capire quali sono gli aspetti tipici delle scuole di lingue che magari ritiene dobbiamo affrontare o fare qualche domanda specifica, magari ci chiarisca meglio la domanda in modo da poter comprendere quali siano i punti di maggiore interesse per lei. Un'altra domanda invece è... ti spiace se intanto provo a fare una parte di risposta qui, così poi facciamo domanda su una, no? Una risposta per una domanda. In merito all'aspetto linguistico, è chiaro che se stiamo parlando di enti di formazione linguistica, cioè non scuole... tipo liceo linguistico, ma una scuola di preparazione linguistica, come potrebbero essere coloro che fanno i corsi di inglese, i corsi di francese, di tedesco, eccetera, eccetera. L'attività rientra nell'ambito della formazione privata, quindi normalmente le regole sono similari, con però la distinzione che è quella applicata già adesso, da sempre, per legge, cioè l'accesso alle strutture private, che può essere il panettiere piuttosto che il supermercato, è legato a comunque l'utilizzo della mascherina. Cioè le regole che attualmente stanno dando sono prettamente rivolte al rientro a scuola, la ripartenza scolastica, cioè il metro di distanza, eccetera, 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 attualmente vale esclusivamente per la scuola, come se fosse una sorta di... è una sorta di situazione d'emergenza. Per poter garantire l'istruzione si stanno facendo delle regole apposite. Il privato in quanto tale, se accede a una struttura, un'aula, un locale, perché è un corso di inglese, dovrebbe poter fare l'utilizzo classico della mascherina, eccetera, eccetera. Rimane il fatto che, così come normalmente è qualsiasi ambiente, se si va a areare in un certo modo, piuttosto che se si riesce a mantenere determinate distanze e altro, si possono essere dei criteri meno restrittivi. Facciamo presente che comunque tutto quello che ho detto è relativo proprio alla ripartenza, cioè l'evento di oggi è rivolto prettamente dall'infanzia alle scuole superiori per riaprire il 14 settembre, o per meglio dire continuare da dove avevamo lasciato, cercando di avere nuove regole, no? E quindi continuare in qualche modo in aula. Per l'aspetto linguistico poi ovviamente ci sono sessioni di esami, per esempio, anche in quel caso vengono verificate le modalità. Per esempio, so di alcuni enti di formazione linguistica che organizzano sessioni di esame all'esterno, per semplificare l'aspetto orale, perché è chiaro che se l'esame è totalmente scritto, vabbè, ma quasi tutte le certificazioni prevedono anche la parte orale, di speaking, quindi è necessario probabilmente fare magari una sessione dove il ragazzo, l'adulto, eccetera, perché possono essere adulti, dovrebbe stare senza mascherina per poter parlare. Una soluzione ovviamente idonea è, in questo caso, passiamo il termine, didattica a distanza, nel senso che è chiaro che se, come stiamo facendo questo incontro, qua fossi io il teacher, facessimo una sessione di inglese, io interrogo Emanuela e poi così via, no? Quindi è chiaro che nella verifica è molto più semplice, la formazione, se possibile, è ancora più semplice. Dal punto di vista di esame è chiaro che le certificazioni, tutte dalla più prestigiosa alla meno prestigiosa, devono avere un protocollo di gestione per poter fare un esame online, se no è chiaro che devono trovarlo un modo di farlo in presenza con tutti i criteri di sicurezza da idonei per l'utenza. Direi che... Prego, Emanuela. Allora, non ti interrogo, ma ti lascio la parola. Allora, abbiamo un'altra domanda dal dottor Rindinella, che ci chiede quali sono i modelli da applicare nel caso in cui un soggetto disabile, oltre all'insegnante di sostegno, necessiti dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione per i disabili. Allora, domandone, nel senso che comunque è chiaro che per tutta la parte dei ragazzi con bisogni educativi speciali c'è tutta un'attenzione particolare da dare, c'è sempre stata in presenza, c'è anche per la parte online, nel senso che se ad esempio noi dovessimo fare didattica a distanza integrata, così come quando è in presenza, è necessario dare una particolare attenzione, e in particolare su questo può esserci d'aiuto, un attimo, tacchete,
le linee guida per la DDI, che nell'ambito del alunni con bisogni educativi speciali prevede quanto trovate scritto in questo paragrafetto. Cioè, in riferimento quindi al decreto, si prevede che comunque sia possibile, in questo caso vedevo dalla chat che il signore faceva proprio riferimento agli assistenti di comunicazione con gli alunni, cioè l'aveva messo in abbreviazione, in acronimo. Ecco, è chiaro che deve esserci il supporto. Allora, faccio una premessa a monte. Come sapete, nell'ambito scolastico, dall'ultima settimana di agosto sono partiti i pungidito, che sono un servizio offerto tramite ASL e alle volte anche tramite medici del lavoro convenzionati per questo tipo di servizio. Cioè il pungidito è il primo test d'accesso. Questa cosa che è stata rivolta all'ambito scolastico è stata aperta settimana questa, mi pare lunedì, anche per, o venerdì scorso, per tutti coloro che fanno parte, ad esempio, di cooperative e di enti che collaborano con le scuole. Cioè, ad esempio, chi solitamente arriva magari per fare soltanto il servizio di operatore educativo, di assistente. Tutte le attività sociali che viaggiano intorno a questo mondo sono state incluse in questo ambito. Questo perché, ovviamente, è giusto dare un'attenzione anche al personale che viene coinvolto. E questo volevo dirlo come parentesi, perché è una cosa particolare, introdotta da qualche giorno soltanto, prima non era prevista, cioè quando è uscito il decreto per il pungito non c'erano queste categorie, adesso le hanno incluse. Quindi anche chi non è della scuola, ma lavora per soggetti che collaborano in ambito sociale o comunque collaborano per il buon funzionamento della scuola, può partecipare gratuitamente a questo servizio di verifica del pungito. Sembra carino anche dirlo. Dal punto di vista gestionale, quindi, come potete vedere qui, queste le linee guida, ripeto, della didattica a distanza integrata, è necessario, comunque questo è teorico, perché ovviamente poi l'applicazione viene fatta scuola per scuola in base ai tuoi software, alle tue applicazioni varie che puoi gestire a livello informatico. Ecco, però bisogna comunque dare una gestione in abbinamento ad essi, quindi queste persone devono essere coinvolte, devono poter partecipare, magari se è a distanza devono poter partecipare alla video chat, come se fosse un adesso di questo evento, no? Partecipare comunque in qualche modo. Questo perché? Perché il ragazzo non deve essere isolato. In un alunno con bisogni educativi speciali, che può essere una cosa anche abbastanza banale, ma può essere invece una cosa grave, è chiaro che nella didattica a distanza ha subito, in questi mesi di Covid, potrebbe aver subito, mettiamola così, un significativo danneggiamento, perché è chiaro che rispetto al ragazzo che abitualmente lavora a computer da solo in autonomia, chi ha bisogno di un supporto poteva essere in difficoltà a fare questo. Quindi con la didattica pensata per l'anno scolastico 2020-2021, dato che ci possiamo organizzare, dato che c'è una previsione, una progettualità che va fatta, bisogna fare il piano individuale, quello personalizzato, cercando di prevedere anche questa fase di didattica a distanza per il ragazzo che ha bisogno. E questo soprattutto se pensiamo che molto spesso, non sempre, ma molto spesso, perché se parliamo di problemi anche fisici, oltre che quindi non soltanto magari emotivi, ma intendiamo proprio anche di disabilità oggettive, potrebbero essere soggetti anche più a rischio dal punto di vista sanitario, quindi più facilmente portati a dover stare a casa. Scorro leggermente, se ci riesco, spostare di qui. Nella seconda parte parla ad esempio anche del ricovero, cioè nel caso in cui gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione, quindi persone che hanno necessità di stare in ospedale o a casa per ragioni sanitarie, o addirittura frequentanti le scuole carcerarie, perché consideriamo che c'è nel nostro ambito anche una significativa categoria di persone adolescenti e tutto quanto che sono agli arresti e devono poter fruire comunque del servizio di istruzione a distanza, ovvio, però se devono farlo così devono avere delle garanzie. Oltre a garantire il diritto all'istruzione, concorre a mitigare lo stato di isolamento sociale, che è fondamentale in questo ambito, cercare di preservare nel modo più accurato possibile da parte di un soggetto scuola una situazione di difficoltà che ovviamente può essere dovuta non al ragazzo che ha la tosse e deve stare a casa, ma che magari è un problema sanitario importante e che ha una disabilità importante che gli reca difficoltà ad accedere alla struttura in questo momento. E in questo caso la scuola deve intervenire. Non è previsto in modo dettagliato, come potete vedere, no? Molto teorico, cosa deve fare la scuola
così come cosa deve fare il comune. Abbiamo presente che gli assistenti di solito sono gli operatori educatori, gli educatori e gli assistenti alla comunicazione sono solitamente inviati dalla comune, non decisi dalla scuola in sé. Però non c'è scritto in modo specifico cosa devono fare, ma è chiaro che devono essere integrati nella fase decisionale del piano educativo. Quindi quando si va a fare la personalizzazione del piano educativo è necessario coinvolgere questi soggetti in modo tale che possano esprimere loro e intervenire. Dal punto di vista sanitario e dal punto di vista di gestione in aula invece sono soggetti come qualsiasi altro insegnante, quindi con tutte le regolamentazioni e discipline che l'istituto vorrà dare. Cioè, se deve portare la mascherina in classe, deve portare la mascherina in classe. Questo perché lo dico, mascherina? Perché per tutta la parte invece legata ai disabili e potremmo dire a soggetti che hanno dei bisogni educativi di vario genere, ci possono essere delle situazioni dove i ragazzi stessi non possono mettere la mascherina. In quel caso è obbligatorio per l'educatore che lo affianca a portare la mascherina, non è facoltativo, non è che può mantenere la distanza, cioè in quel caso è obbligatorio. Perché? Perché chiaramente il ragazzo, che è peraltro in uno stato di salute magari precaria, potremmo dire, necessita di non portarlo, e necessita di non portarlo anche a distanza, cioè nel senso che se anche viene rispettato il metro, lui comunque sotto il metro non può portarlo. Allora a quel punto l'educatore che vi è vicino dovrebbe portarlo. Questa cosa peraltro condiziona, ed è un'attenzione che dovrà fare il gestore di scuola o comunque anche l'insegnante in aula, perché deve verificare minuto per minuto gli spostamenti dei ragazzi durante la propria lezione. È chiaro che se il ragazzo, se ci sono le situazioni di questo genere, deve essere tutelato. Quindi più distanza può avere, meglio è, senza creare un isolamento ovviamente nella classe che lo possa pregiudicare da un punto di vista anche psicologico. Però è chiaro che la sua tutela sanitaria potremmo dire che è un gradino più in alto rispetto alla tutela sanitaria degli altri, perché è chiaro che la sua precarietà è maggiore. Prego, con la prossima domanda, se c'è. Allora, ci chiedono, anche nelle scuole private o centri di formazione è obbligatorio il banco singolo? Allora, si suppone che tu debba mantenere la distanza, quindi la preclusione di partenza è dovunque tu devi avere la distanza, che sia scuola, che sia macellaio, ci deve essere la distanza. La cosa divertente, apro la parentesi, è che se pensiamo al fatto che se io vado in un negozio, entro, c'è il commesso, ci sono io, abbiamo sicuramente 3-4 metri di distanza e io devo tenere la mascherina. Pensiamo invece che quando vado a scuola sto in un metro di distanza, 20 persone in aula senza mascherina. È chiaro che queste sono regole discutibili da un lato, ma fondamentali per poter riaprire. Sono pensate per la scuola. Tutto ciò che è privato, cioè nel senso che non nell'obbligo formativo, potremmo dire, o comunque nell'ambito della scuola istruzione, nel settore istruzione puro, cioè scuola superiore, anche no, non solo obbligo formativo, cioè ciò che non è regolamentazione dell'istruzione, ovviamente dovrebbe mantenere determinati criteri più stringenti. Quindi se è più stringente, la logica è che sarebbe meglio averlo singolo. Non è specificato da nessuna parte, perché? Perché ovviamente è un'azienda privata. Cioè, io non vengo a casa tua a dirti che devi avere il banco singolo, io vengo nelle scuole pubbliche a dirti che devi avere il banco singolo. Però bisogna rispettare comunque le distanze, quindi bisogna capire poi anche con i banchi doppi come rispettare queste distanze. Quello è il limite più grande, secondo me, anche per l'aspetto laboratoriale. Cioè, prima si parlava degli enti di formazione linguistica, è chiaro che se io ho un banco doppio e non ho un metro di distanza, lì non posso starci. Anche certo. Se il banco è il singolo, non posso starci in un metro, figuriamoci un banco doppio. Quindi nei laboratori è stessa cosa. Allora, abbiamo altre due domande che ti faccio insieme, perché abbiamo già trattato nel corso del webinar, magari facciamo un riassunto. Ci chiedono quali integrazioni al DVR e anche come comportarsi nel caso in cui si presenti un caso di Covid nell'ambito scolastico. Allora, per quanto riguarda l'integrazione al DVR, allora ci dovrebbe essere già partiti, perché chiaramente le scuole dovrebbero aver già fatto un adeguamento per poter riaprire a giugno
penso agli esami di Stato, penso a eventuali esami a distanza delle scuole secondarie di primo grado, penso alla gestione dei campi estivi, quindi comunque ci dovrebbero essere già stati degli interventi ovviamente sul DDR. Il DDR comporta sicuramente il coinvolgimento delle parti normalmente firmatarie, nello specifico vabbè, l'RLS, l'RSVP e il medico. In questo caso il medico è essenziale, perché in particolare, ad esempio, c'è la categoria dei lavoratori fragili. Nel DDR prima poteva essere accennato, adesso è invece fondamentale. Nel DDR va integrata una serie di informazioni legate a tutta la regolamentazione disciplinare che viene fatta per entrare in un'azienda, quindi in una scuola, ha lo stesso tipo di discorso, quindi tutte le regole che vengono applicate devono essere indicate in questo DDR. Il DDR è il documento di valutazione dei rischi. Questo cosa vuol dire? Se è il documento di valutazione dei rischi, vuol dire che tu prima di aprire devi aver fatto la valutazione dei rischi. Quindi per forza di cose ci deve essere un'integrazione, è prevista per legge, non può ne aprire neanche l'azienda, non solo la scuola, nessuno può aprire la propria attività senza aver fatto una valutazione se il rischio c'è, se è oggettivo, se io faccio una cosa, se aumenta o non aumenta. Ecco, queste cose qua sono fondamentali. Ci deve essere la formazione del personale, ci deve essere tutta una serie di accorgimenti per tutelare anche l'esterno, non soltanto il cliente, tipo il fornitore che entra nella struttura. Luca Peretti, vedo che ha alzato, vuole intervenire? Sì. Devi dire qualcosa, Luca? Devi accendere? Ah, ok. Dopo di te specifico un fatto. Ok, perfetto. Deve esserci anche l'attenzione ai fornitori, agli esterni, tipo quello che viene a portare, quindi che accede alla struttura, viene a portare, non so, il fornitore della macchinetta, il fornitore della cancelleria, quello che viene a portare il panino all'alimentare, cioè chiunque accede alla struttura, ovviamente c'è sempre stato quello che era il documento di valutazione dei rischi che si intersecano tra l'azienda e il fornitore. In questo caso però il problema è sanitario, quindi la preoccupazione è sempre di, per quanto possibile, limitarli fuori, cioè non farli arrivare nella struttura scolastica, non farli entrare. Se è proprio necessario farli entrare a pomeriggio, quando non ci sono i ragazzi, così che si riduce sensibilmente la possibilità fortuito di incrociarli. Bisognerebbe ovviamente programmare la cosa, quindi il fornitore, che prima era abituato a portarti le cose in qualsiasi momento, dovrebbe portartele soltanto su appuntamento. Dovrebbe essere fatta tutta una politica di questo genere, di tutela in questo ambito. E poi ovviamente a livello di valutazione dei rischi ci sono le specificità, nel senso che se io utilizzo un laboratorio di scienze, già prima dovevo avere una tutela, no, di che prodotti utilizzo, di se posso innescare delle esplosioni, se ci possono essere delle contaminazioni, se ci possono essere problemi semplicemente di uno schizzo che va nell'occhio, quindi devo portare gli occhiali. Questo è un DP che esisteva anche prima, no? Nelle scuole, i laboratori di scienze hanno determinati dispositivi di protezione individuale. Bene, però è chiaro che a livello sanitario, in questo caso, per il Covid, potremmo dire, si aggiunge che magari il laboratorio deve prevedere il metro di distanza da una persona all'altra, prima non era previsto, deve prevedere l'accesso, e attenzione perché i laboratori non hanno magari gli spazi così significativi, deve avere degli accessi disciplinati, quindi, e la stessa cosa potrebbe valere per l'aula, sia all'entrata che all'uscita, soprattutto all'uscita, alla fine della scuola, potrebbe essere un problema uscire dalla scuola. Perché io dalla scuola posso avere i portoni giganteschi, ma io dalla classe ho quella porta. Se io mando 20 studenti di corsa a uscire da quella porta, a parte che creo l'assembramento, che diventa un imbuto sul corridoio e sulla porta del passaggio, è chiaro che non ho fatto quel mio dovere. Deve essere disciplinato, quindi l'uscita dovrebbe essere ordinata, l'uscita deve essere regolamentata magari anche come tempistica, tipo si potrebbe decidere che un piano esce 5 minuti dopo e un piano esce 5 minuti prima, così da evitare gli afflussi. Ci possono essere entrate e uscite differenti nell'ambito del plesso scolastico, ma nel DDR tutte queste cose vanno indicate. Luca, cosa volevi dirci? Volevo fare una specificazione per evitare fraintendimenti e confusione. In realtà il DDR tecnicamente dovrebbe inquadrare quelli che sono i rischi interni, endogeni all'impresa. Quando parliamo di rischi Covid, sono rischi esogeni che escono esterni all'impresa e appunto si parla di piano anticontagio. Questa era l'impostazione nata
ad aprile-maggio in cui c'era un piano anticontagio aziendale e un piano anticontagio cantiere. Il piano anticontagio non è altro che un allegato al DVR. Quindi alla fine, più che modificare il DVR in sé, è quello di inserire, e questo è obbligo per legge, cioè nel senso manco posso aprire la porta, il piano anticontagio. Quando noi parliamo del progetto tutto a norma, parliamo proprio della costruzione del piano anticontagio, che deve essere ovviamente armonizzata con un DVR aziendale, perché primo le figure interessate sono le stesse. Normalmente il referente anti-Covid sarebbe opportuno che coincidesse almeno col gruppo di lavoro della sicurezza, l'RLS oppure un ASP o un RSVP. Ma sono piani che vanno allegati al DVR, sono obbligatori e vanno modificati esattamente come il DVR in itinere. Un'altra specificazione che volevo dare sugli assembramenti privati, e se diversamente dalla scuola, per poter lavorare in ambienti chiusi, i colleghi, per non avere un domani una contestazione di aver sottovalutato il rischio, il posizionamento degli operatori dovrebbe essere di 2 metri, e non è neanche specificato se è bocca a bocca oppure no. 1,5 metri, poi dipende dalle regioni, alcune regioni cambiano addirittura, quindi per le aziende è un pochino più complicato. Mentre per la scuola c'è un MIUR che ci ha dato le indicazioni, per le scuole private, se riusciamo a mantenere una distanza maggiore, evitiamo comunque la mascherina come in qualunque ufficio. Vabbè, perfetto. Io ho specificato e passo la parola. Perfetto, grazie Luca. Quindi penso che abbiamo già risposto anche alla domanda del signor Ghiellamo, penso di averlo, spero di averlo pronunciato bene, che ci parlava, ci diceva appunto che più che parlare di un DVR aggiornato, si dovesse parlare di un protocollo per la gestione Covid. In realtà è appunto, come diceva Luca, un piano, perché il DVR va adeguato ad una situazione differente che ha creato la pandemia, che si riversa anche nelle attività lavorative, e quindi i datori di lavoro devono adeguare i protocolli di sicurezza anche con riferimento a questa sua nuova situazione creata dall'epidemia. Abbiamo un'altra domanda, non so chi di voi voglia rispondere tra Vito e Luca, la questione delle novità principali del contratto della scuola appena rinnovato, che siamo fieri di dire è giunto al terzo rinnovo ormai questo contratto della scuola, ed è uno dei contratti del settore delle scuole private e paritarie più applicato in Italia. Chi vuole rappresentare queste novità? Avete tutti e due l'audio bloccato, qualcuno lo apra. Io voto per Peretti. Va bene, allora, anch'io voto per il dottor Peretti, vai. Buongiorno a tutti, sarò breve, nel senso che quello che conta nel rinnovo fatto comunque il 7 luglio, quindi manteniamo la prassi assolutamente unica in tutto il contesto sindacale dell'istruzione e della formazione di modificare i contratti prima della scadenza. Questo perché l'imprenditore ha bisogno di certezza operativa. Quindi è fondamentale quello di avere comunque una certezza sia economica sia finanziaria che ci garantisca nei 3 anni, e non avere soprattutto quello che da noi è visto come bruttissima prassi, quella che ogni rinnovo dobbiamo inventarci risorse finanziarie supplementari impreviste, perché in vacanza contrattuale è passato 1 anno e mezzo e giustamente il lavoratore di colpo si vede riconosciuto l'aumento contrattuale ex post, quindi sono spesso disastri economici e fatiche e ansie per l'imprenditore. Quindi avere una certezza economica è la prima base. Dopodiché abbiamo lavorato con l'UGL sempre su quello che è per noi l'assunto fondamentale: dare più soldi in busta paga netti al lavoratore, cercando di abbattere il più possibile le spese aziendali, sostanzialmente lavorando sul cuneo fiscale. Se vedete, le nostre retribuzioni sono le più alte
di tutto il settore della formazione e istruzione. Per cui i nostri lavoratori chiediamo più produttività, quindi ci concentriamo su un aumento delle ore in aula didattiche, di una compressione di quelle che sono le attività libere, che non esistono, per noi ogni attività va retribuita, quindi a fronte di un aumento di ore didattiche in aula diamo ogni attività viene retribuita un gettone di presenza. Quindi le famose 100 ore di messa a disposizione da noi non esistono perché non ci sono. Il docente lavora comunque più ore in aula, lasciando ovviamente il tempo pieno perché anche lui ha bisogno di quello delle ore di preparazione alle lezioni. L'utilizzo del COCOCO viene confermato. Viene confermato attraverso non una modulistica come gli altri anni, semplicemente rilasciata via Word, ma attraverso una piattaforma di realizzazione dei contratti che trovate su federterziarioscuola/contratti. La motivazione è questa: vogliamo essere sicuri che di fronte a un'evoluzione normativa che è avvenuta a novembre 2019 con l'ingresso dei COCORG, lo Stato si inventa ogni tanto fattispecie giuridiche a metà strada, noi rimaniamo fermi sull'applicazione della collaborazione coordinata e organizzata, che permette all'azienda di avere un risparmio oggettivo in costi di gestione del personale, ma al personale stesso di ricevere comunque l'assistenza contrattuale fornita in la possibilità di avere comunque le trasferte e i buoni pasto come variante a un aumento retributivo. La presenza di una piattaforma standardizzata serve a noi per avere dei modelli contrattuali certi che di fronte a una ispezione delle autorità competenti ci possa garantire la non sindacabilità del contratto. Non abbiamo ritenuto in questo periodo quello di attuare grandi modificazioni giuridiche, perché incredibilmente dal 2017 al 2020 il mondo delle relazioni industriali e dei rapporti giuridici lavorativi è rimasto più o meno invariato. Abbiamo dovuto adeguare il tempo determinato alle modifiche di contingentamento volute da Di Maio nell'ultima finanziaria del 2018, quindi la limitazione dell'utilizzo del tempo determinato, che però a onor del vero i lavoratori hanno dimostrato comunque di non gradire. Nel momento in cui abbiamo avuto scuole che hanno deciso di passare lavoratori da COCOCO a tempi determinati, in giro di 6 mesi i lavoratori stessi hanno chiesto di passare alla vecchia normativa, perché il COCOCO consente di gestire in maniera molto più efficace i periodi di fermo scolastico. E quindi alla fine nel computo annuale che è quello che conta, cioè della reale retribuzione ottenuta dai lavoratori, il COCOCO si è dimostrato più vantaggioso addirittura di un tempo determinato, anche dal punto di vista dei lavoratori. Noi continuiamo gli incontri individuali con gli singoli imprenditori, li continuiamo a fare via Zoom, quindi chiunque volesse incontrarci per parlare del nuovo contratto, per capire come si applica, per avere delucidazioni sul suo caso individuale, perché ogni scuola, ogni ente di formazione, ogni asilo nido ha una sua caratteristica e le sue esigenze specifiche e individuali, scriva pure a relazioni@federterziarioscuola.it oppure su qualunque dei nostri indirizzi di Federterziario Scuola e gli verrà fissato un appuntamento con me, con il dottor Vinci o con i referenti territoriali, i coordinatori d'area che comunque abbiamo, perché siamo orgogliosi di avere una realtà imprenditoriale diffusa sul territorio con coordinatori per macro regione. Vi ringrazio e ridò la parola a Emanuela. Allora, l'ultima domanda che rimane penso sia per l'avvocato Franco, perché ci chiedono se la quota associativa per previ lavoro è ad azienda o al lavoratore. Mi sembra che abbia già chiarito che è al lavoratore, ma lascio a lui la parola. Sì, certamente è al lavoratore. D'altronde sarebbe un po' illusorio, insomma, che un'azienda magari con 1.000 lavoratori con 129 euro al mese possa coprirli tutti 1.000. 129 euro al mese già
è una cifra bassissima. Penso che chi ha una polizza sanitaria sa quanto costano le polizze sanitarie individuali. Nella migliore delle ipotesi stiamo parlando di 600-700 euro, ma possono costare 2.000-2.500 euro. È chiaro che il prezzo così basso è dovuto a un solo motivo, cioè alla certezza che questa polizza sarà sottoscritta da un numero di aziende tali che rappresenti una moltitudine di lavoratori e che quindi in pratica il costo vada un po' a distribuirsi sul numero, perché chiaramente non avrebbe nessuna logica e nessuna giustificazione una polizza individuale a 129 euro che, ripeto, tralasciando tutto il resto, ma parlando solamente e basta della prevenzione, cioè la possibilità di fare un check-up annuale preventivo e nient'altro, i 129 euro sono già spesi sostanzialmente. Grazie. Allora, l'ultima domanda, ci chiedono di ricordare quali sono le modalità per associarsi. Ora, io credo ci si riferisca per associarsi a Federterziario Scuola. Chi risponde? Per l'associazione Federterziario Scuola è presente chiaramente una compilazione di un modulo, basta andare sul sito di Federterziario Scuola e lì c'è possibilità di scaricare il modulo d'adesione, c'è un bonifico che in base alle dimensioni dell'istituto prevede il passaggio, il massimale è 600 euro ad anno, ed in esso è previsto tutto quello che può essere l'utilizzo della nostra piattaforma, l'utilizzo della nostra area riservata e ovviamente anche la gestione e la consulenza di eventuali problemi che possono emergere in ambiti vari, di vario genere. Poi, chiaramente, noi incentiviamo l'adesione a Fondo Italia, fondo, diciamo, con cui riusciamo poi a erogare anche magari la formazione al personale delle scuole, formazione che in questo momento, ma sempre nell'ambito scuola, viene fatta ed è massiccia, perché può riguardare tematiche di metodologia didattica, non necessariamente questioni tanto di sicurezza o Covid o cose che in questo momento sono molto più stringenti, però è chiaro che, facciamo un esempio, anche nella didattica digitale integrata hanno indicato come possibilità la applicazione della classe rovesciata, piuttosto che di metodologie di vario genere prettamente pensate per rendere la didattica a distanza più dinamica. Per far questo ci vuole formazione. Magari Fondo Italia può finanziare questa formazione al personale delle scuole aderenti a Federterziario Scuola. Quindi, semplicemente, modulo, bonifico, ci iscrivi a Federterziario Scuola. È un'associazione per cui si aderisce così. Va bene, io non vedo altre domande al momento, spero di essere riusciti a chiarire quelli che erano i dubbi che chi ci ha seguito aveva, di averli aiutati un po' in questa fase di riapertura. Ringrazio ancora una volta i relatori e saluto tutti alla prossima occasione, visto che sono sicura che Federterziario avrà altri motivi per organizzare il webinar in questa situazione sempre in continua evoluzione. Buona giornata a tutti e grazie. Arrivederci.